cross interessante dall'altra parte. Kostic sotto porta, si inginocchia Arkadiusz Milik. 2 in 2 gare, ha preso subito confidenza con il bianconero. Arriva il cross, carico d'effetto, Terracciano allontana. A vuoto Malea, a vuoto Di Maria, e allora Sottil. Occhio alla ripartenza, gran palla per Kwame, che può andare con la sua velocità. Kwame trova lo spazio per l'1-1. Ancora un gol alla Juventus di Kwame. La Fiorentina l'ha voluto tenere, ecco perché. Handanovic si è abbassato, Correa fa proseguire la corsa del pallone trovando Lautaro Martinez. Alle spalle Kalulu, non riesce a fermarlo. Bel triangolo dell'Inter. Brozovic in porta. Brozovic! Avanti l'Inter con la perfetta geometria che produce il vantaggio 1-0. Marcelo Brozovic. Çalhanoğlu all'interno, questa volta sbaglia. Allora Tonali ne approfitta, la porta su, apre per Leao che calcia! Rafa Leao ha pareggiato il Milan al 28esimo con Tonali per Leao, non aveva ancora graffiato nel derby, questa è la sua prima volta. Hernandez, Leao mette dentro il pallone per Giroud. Olivier Giroud, ancora lui contro l'Inter. Come nel derby che ha fatto ripartire il Milan con la rincorsa a scudetto, ancora Olivier Giroud. Lancio per Giroud, appoggio di tacco per Leao, che poi sterza, entra in aria, Leao, Leao! Incontenibile! Cosa ha fatto Rafa Leao? Guizzo pazzesco di Rafa Leao, è 3-1 Milan! Al quarto d'ora del secondo tempo, doppietta nel derby. Darmian, palla intera per Mkhitaryan, 1-2, Darmian in aria, Darmian dentro col cross! Accorcia l'Inter, Edin Dzeko! Ancora Dzeko contro il Milan. È il sesto gol in Serie A contro i rossoneri. Avanza veloce il numero 7, ancora Felipe Anderson, il cross in mezzo. Occhio al pallone per Zaccagni che si gira, calcia e trova il gol del vantaggio. 3 minuti e mezzo, la sblocca Zaccagni. Lazio 1, Napoli 0. Comincia fortissimo il match all'Olimpico. Va Zielinski, pallone a centrare, colpo di testa, palo e poi il pallone non è entrato. Kim stava esultando e gol, e gol. Interviene la Goal Line Technology, ha segnato ancora Kim Min-jae. Politano, Anguissa, parte il cross arretrato, arriva, qui c'è Kvaratskhelia, 2-1 Napoli, arriva la rete del georgiano. Arnautovic evita il portiere e poi la mette in rete, il vantaggio del Bologna, Marco Arnautovic, 6 minuti di partita, si sblocca il risultato al picco ed è ancora Marco Arnautovic. Numero questo, conclusione, gol! Il pareggio dello Spezia, Simone Bastoni! Salta la grande un avversario e poi insacca le spalle di Skorupski, 1-1! La rincorsa di Bastoni, calcio tagliato verso la porta! Autogol di Schouten, 2-1 Spezia! La deviazione del centrocampista del Bologna nella sua porta. Vediamo adesso.
adesso Arnautovic lanciato in campo aperto, Arnautovic 2-2, ancora Marco Arnautovic, 5 gol in stagione per il Bologna, 5 gol firmati da Marco Arnautovic, si torna in parità al picco. Thomas Rincon con l'esterno, il taglio di Caputo, spalle alla porta, arriva Berezinski, Caputo si gira, che gol, Ciccio Caputo all'improvviso fa 1-0, è una perla del numero 10. Ilic contro Augello, arriva il raddoppio di Verre, il cross di Terracciano, colpo di testa di Henry, 1-1, pareggia subito il Verona, colpisce Thomas Henry. Il tocco di Audero potrebbe anche essere attribuito all'autorete al portiere della Samp. Colpo di testa di Nescare, Lazovic, si apre la difesa, arriva Lasagna dall'altra parte, Doig! Josh Doig, la ribalta l'Hellas nel giro di 5 minuti, è 2-1 Verona. Pereira alza morbido Karsdorp, è un passaggio a Udoji che ha letto in anticipo l'idea del difensore avversario. Deulofeu, porta e scarica in mezzo per Samardžić che va a calciare con il sinistro, mezza papera di Rui Patricio che viene bucato per la seconda volta, 2-0, festa grande alla Dacia Arena. Pereira, Makengo cerca luce, trova ancora Pereira, colpo da biliardo, colpo magico del Tuku che fa 3-0 e affonda la barca di Mourinho. Pereira può fare quello che vuole, arriva il rimorchio di Lovric, cala il poker l'Udinese, esibizione show da parte dei bianconeri. Soppi la chiede dentro, Lukman un'occhiata in mezzo, palla buona per l'estirata di Højlund che segna, ma si vede cancellare subito il suo primo gol in Serie A. Gol convalidato, prima da titolare, prima rete in Serie A per Rasmus Højlund, la sblocca e porta davanti l'Atalanta. Ederson va via così a Caldirola, entra in area, la mette in mezzo, sbuca Lukman e fa 2-0. Tocco sulla linea, raddoppio Atalanta, il raddoppio della Dea Monza. Avanza Parisi, scambia ancora con Henderson, il cross in mezzo morbido per Satriano che ci arriva e porta in vantaggio l'Empoli al 31esimo, 1-0, il gol di Martin Satriano che la sblocca. Mazzocchi si accentra bene il 30, salta As, entra in area o ci prova, vince un paio di rimpalli, ancora Mazzocchi, pareggia la Salernitana al 39esimo, slalom gigante, 1-1, un gol bellissimo e anche un po' fortunato da parte di Mazzocchi che permette alla Salernitana di pareggiare anche per lui. Candreva batte veloce, occhio perché la difesa dell'Empoli non si è ancora piazzata. Vilena, cross in mezzo e arriva la rete di Buledia. 61esimo, raddoppia la Salernitana, 2-1. Bandinelli, occhio perché Lammers lascia passare il pallone, calcio, deviazione e pareggio dell'Empoli all'81esimo, la rete di Sam Lammers, il 25enne olandese nel momento più difficile per i toscani, fa 2-2. Vojvoda cerca una traccia geniale per Vlasic, 1-2-3, Vlasic ancora lui, il Toro trova la password per sbloccare la partita con Vlasic che segna ancora.